Happy Hour, canale 11, eccoci qua in diretta a 19:23 minuti dopo la prima pausa di questa sera per intanto giocare con voi, regalarvi l'ingresso al centro benessere del Club Hotel Dante Cervia. Scrivete i vostri messaggi 338-1460-381, tra poco vi faccio anche riascoltare le tre canzoni da indovinare. Diamo uno sguardo invece alla vigilia di Natale a Times Square a New York, dalla nostra webcam che proprio eccola lì, come vedete insomma, persone che passeggiano non molto diverso dagli altri giorni, non c'è nessuno però lì pronto a salutare, perché noi facciamo questo gioco ogni tanto di farci salutare, molte persone si mettono di fronte alla webcam per salutarci. Allora, le tre canzoni da indovinare, poi ho già un ospite, sono queste. Ascoltate attentamente, alzate il volume del computer o della televisione, perché le tre canzoni da indovinare sono queste. Canale 11, è il momento di accogliere un ospite non solo telefonico ma via Skype. Ci siamo già collegati con lui, andiamo a Milano, praticamente in centro a Milano, vicino a Piazza Piemonte, con Roger Mantovani. Ciao Roger! Ciao a tutti! Oh, ma che bello, accolto dalle note di un pianoforte. Che è diventato Ma cos'è? Sento un altro audio in sottofondo, come mai? Non so perché, deve essere successo qualcosa qui, ma perché qui si attivano e si disattivano gli audio da soli, indipendentemente, ma sarà la forza del Natale o un rasoio di Maya. Sì, può essere. Senti, allora ci racconti un po' com'è la vigilia di Natale, perché tu stamattina alle 10 al telefono mi hai detto intanto buona vigilia. Sì, ero in giro per la città, come tutti, nel più classico degli stereotipi. Mm-hmm. Stavo cercando di mettere insieme gli ultimi pezzi di questa vigilia di Natale per la giornata di domani. Ma devo dirti che c'è meno traffico il 24 che nei giorni precedenti, nel senso che siccome tutti vogliono evitare il caos del 24, anche se sono italiani, cercano di anticipare, ce la fanno. Quindi il 24 si sta abbastanza bene. Oggi ho girato tranquillo, sono stato in diversi posti, non soltanto per lo shopping ma anche per motivi professionali. Che non mi andava il microfono, Angelo. Ecco, vedi, cioè tutti la vigilia di Natale hanno il problema del microfono, cioè la signora Maria a casa non le va il microfono del telefono, per esempio, ecco, potrebbe essere. No. Sì, invece il microfono che uso io è anche quello che usi tu. Esatto. Il tirato. E tu capisci che ero un po' preoccupato. Però grazie agli amici di Lucky Music devo dire che tutto è forse risolto. Ma tra gli stereotipi del Natale, sì, io volevo dare il classico, che secondo me è il principe degli stereotipi, ovvero quest'anno non sento il Natale, quest'anno sento tantissimo. Cioè, quest'anno non sento il Natale, quest'anno lo sento tantissimo. Cioè, quante volte ti è capitato di sentire questa, soprattutto da parte delle donne, no? Mm-hmm. Anche se non dico direttamente a te, magari al telefono con le amiche. Sì, ciao, senti. Ma io quest'anno non lo sento il Natale, cioè, boh, non lo so. È una cosa un po' milanese? Succede anche lì, in Romagna? Dimmi qualcosa, di qualcosa di Natale. Guarda, lo vorremmo capire, lo chiediamo a chi ci sta seguendo o ascoltando, che può mandarci il messaggio oppure commentare la pagina Facebook al 338-1460-381, ci può dire un po' com'è il Natale. A me hanno segnalato oggi posti, sono andato a comprare dei fiori questo pomeriggio, mi hanno segnalato bancomat impazziti, cioè che ai supermercati c'è talmente tanta calca che non va la carta di credito, ci vuole più tempo. Quindi almeno da queste parti io come feedback ho che c'era parecchia confusione, parecchio traffico in giro. Che confusione sarà perché ti amo, ma del resto i ricchi e poveri ci hanno fatto su un sacco di copie vendute su questo. Ah, vero, io... assolutamente. Che può essere anche un bel regalo di Natale, una compilation. Allora, facciamo una cosa, Roger, improvvisiamo. Sono le 19:27 minuti.
Tra dieci minuti chiudono i negozi o i centri commerciali chiudono alle 20. Diamo per chi è disperato tre consigli di quelli dell'ultimo momento. E anche questo è uno stereotipo del Natale, quindi ci sta. Cioè, tre regali che possano andare bene per una persona media, quindi uomo, donna, età media, mettiamo dai 30 ai 50 anni, facciamo anche 30-60 anni, manca mezz'ora, tre idee regalo. Allora, andate sicuramente sul sicuro, al di là dell'età, pensando solamente se è uomo o donna, se avete con voi una bottiglia di vino rosso buono, ovvero non una bottiglia diciamo dozzinale, ma di un'azienda vinicola abbastanza ricercata. Del resto poi sto parlando con una terra che offre dei vini formidabili. Esatto. E andate sicuramente sul sicuro. Per ciò che riguarda le donne, dovreste sempre tenere, come faccio io, da parte una trousse, set trousse. Non voglio fare nomi di aziende perché non voglio fare pubblicità, è vero, ma dovete sempre tenere da parte, perché comunque cadete in piedi. Non c'è una donna al mondo, anche quella che non si trucca, che non l'accetterà volentieri. E quindi sapete, quella forma di cuore, a forma di Babbo Natale, Di le ho viste ieri in un negozio, c'è a forma di bambolina, c'è tutte le forme possibili, le vostre cupe, così per non dare indizi, no? Ok, e quella dovete averla. Inoltre dovreste avere sempre in casa, anche con la busta pronta, che sia Feltrinelli, Mondadori o una libreria famosa, un set di libri, romanzi, saggistica. Quest'anno vanno moltissimo i libri di cucina. Ecco, voi teneteli sempre da parte. Possono essere sempre utili a Natale, ma anche per i compleanni, per le occasioni con, non so, dei di lavoro, dei committenti. Ecco, queste secondo me sono tre cose che bisognerebbe sempre averne a casa. Cioè, poi io voglio dire, io non mi sono inventato niente. Cioè, il re del regalo preconfezionato è Silvio Berlusconi. Cioè, non è una battuta. Perché? No, perché lui l'ha sempre detto, quando i miei ospiti arrivano a casa mia, non escono mai a mani vuote. Lui ha tanti pacchetti già pronti con orologi, braccialetti da donna, ed oro. Quindi, al di là di tutta la gossipata, lui, come dire, è molto previdente, ha sempre nel cassetto il regalo giusto per tutti i suoi ospiti. Prendiamo spunto da lui, certo, lui può spendere tanto. Io c'è una cosa che suggerisco per chi adesso veramente è disperato e ha mezz'ora di tempo perché chiude il negozio tra mezz'ora, la smart box. La smart box con il weekend, con... Parla, tu che sai cos'è. Sì, perché può costare dai 30 ai 200 euro, nel senso hai questa smart box, ti dà la possibilità di scegliere un weekend, tipo puoi pure quella delle attività sportive, quindi puoi fare, che so, puoi fare paracadutismo, puoi fare, che so, andare sulla neve con la slitta, puoi fare rafting, oppure c'è quella, non so, il weekend romantico, ho visto ieri quella degustazioni, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, la smart box. Oppure la musica. Ma qui sfondi una porta aperta. Io non ho voluto dirlo, ma cioè, vuoi dire a me la musica, che ho più CD che idee? Esatto. Oppure la versione 2012 del CD, che è la carta prepagata di iTunes. Cioè anche quella da 15, 25, 50 euro. È molto giovane, un regalo molto giovane. Oh, mi permetti di fare tre saluti? Faccio un saluto a un ascoltatore nuovo tra i tuoi, Andrea Archenti, che ci segue per la prima volta, l'ho avvertito. Ciao, sappi Andrea. Che lui si farà sentire. Salutiamo Andrea perché suo figlio è un giovane rapper, io ho sentito un suo pezzo, molto sullo stile di Mondo Marcio, con testi, devo dire, interessanti. Quindi magari il prossimo Skype potresti farlo con lui, che ti canta qualcosa di freestyle in diretta. Molto. Poi salutiamo la Church, che so che potrebbe essere collegata con il suo smartphone. Ah, bello, davvero, che onore, la saluto anch'io, mi aggrego. Oh, e poi io, anche se non è collegato, volevo salutare mio padre, che non vedrò personalmente in queste feste, perché lui abita in Repubblica Dominicana, ma che
per non lasciarmi a Natale senza regalo, mi ha spedito questa camicia che indosso questa sera. All infatti right. volevo chiederti se sei pronto per, non so, andarti a imbarcare a Genova, a Sanremo, da qualche parte, andare, che so, in Corsica, in Sardegna, fare un giro del Mediterraneo con questa camicia qua. Bella, bella. Saluto Giuseppe, mio papà, my father, thank you very much per questo regalo che, come vedi, è stato molto apprezzato. Peraltro mi sta anche molto bene. Mi sta bene? Sì. Sì, ti diciamo di sì. Resta lì perché ci sono ancora un paio di, diciamo, preconcetti natalizi. Arriviamo al cibo, che tu sai che in Italia, come hai detto tu, ci sono tanti libri di cucina. Il cibo va sempre, e sfatiamo un po' il mito della cena a base di pesce. A tra poco, ok? A tra poco. Ti fermi con noi? Ti fermi? Rimango qui. Dai, pubblicità, a tra poco, Happy Hour Canale 11.